Eccoci qua, oggi voglio presentarvi come realizzare questa bellissima presina. Ne vedete due perché uno l'ho fatto con gli occhi piccolini e uno l'ho fatto con gli occhi più grandi, così avete l'idea come potete mettere gli occhi. È una presina molto facile da realizzare, molto semplice e anche molto, molto veloce. Come vedete ha la barba e come avevamo fatto nel pot a stuzzicadenti, vi ricordate? Ho realizzato la stessa presina, il modello della barba, vedete, uguale, identico, il nasino e tutto. Vedete com'è bello dietro, c'è anche l'occhiello da pendere sia di qua che di qua. Vi faccio vedere che l'ho fatto più piccolo e un po' più grande il cappellino, vedete? Bene, detto questo, adesso iniziamo subito con il lavoro. Per questo progetto abbiamo bisogno subito del filato. Andiamo a utilizzare all'inizio questo color panna. Io utilizzo questo cotone qua. Li metto in doppio perché mi serve vedete che è sottilissimo. Ve lo metto in doppio. Qualsiasi filo metto in doppio perché così la presina viene bella spessa. Ed è uno. Questo è il color panna. Poi vado a utilizzare il verde, sempre messo doppio, ok? Il verde, poi vado a utilizzare il bianco che utilizzo. Vedete, sto utilizzando qualsiasi tipo di filato, non serve che devono essere per forza che ne so, il cotone fiocco, il cotone 5, cioè è importante avere un filato uguale per poter utilizzare nel nostro lavoro e con l'uncinetto che andremo a utilizzare, ok? Il bianco, poi andremo a utilizzare il rosso, vedete? E poi andremo a utilizzare un pochino del rosa per fare solo il nasino e poi una lana, solamente una lana bianca perché ci serve per fare la barba. Ok? Bene, poi abbiamo bisogno della colla calda, io vi faccio vedere solo questa, ma c'è anche la pistola, che la pistola. Poi abbiamo bisogno di due occhi rossi. Ok? Due occhi rossi. Vabbè, il segnapunti, la forbice, l'uncinetto del 3,5, ok? E un rastrello, che questo qua ve l'avevo già fatto vedere quando abbiamo fatto il porta stuzzicadenti, cosa serve, ok? Ebbene, spero che vi ho detto tutto quello che abbiamo bisogno, adesso possiamo iniziare a lavorare. Ok, iniziamo subito, facciamo un gecchio magico, ok? Con il color panna e lo formiamo con una catenella. Adesso entriamo e facciamo 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Chiudiamo il cerchio magico. Lo stringiamo bene alla fine, eh? Adesso iniziamo il nostro lavoro. Entriamo nella prima maglia, ok? Entriamo e facciamo una maglia bassa. Sempre, vedete che la prima si fa sempre fatica, eh? Facciamo la prima maglia bassa e mettiamo qua il nostro segnapunti. Adesso nello stesso punto rientriamo e facciamo la seconda maglia bassa. Così. Vado nella successiva, faccio anche qui due maglie basse. Uno e rientro due. Nella successiva di nuovo due maglie basse. Uno. Salta. Uno. Rientro due. Nella successiva due maglie basse, uno e rientro due. Facciamo tutto il giro così. Ogni maglia bassa sottostante ne lavoriamo due maglie basse, con il totale di 12 maglie basse. In totale ho lavorato 12 maglie basse. Ogni maglia bassa ne lavoro due maglie basse nello stesso punto. Adesso tolgo i segnapunti. Adesso vado nella prima maglia bassa, entro e lavoro una maglia bassa e qua è il nostro inizio di lavoro. Rimettiamo i segnapunti.
Adesso nella successiva faccio 2 maglie basse nello stesso punto 1 e rientro 2. Ok? E questo è il nostro motivo. Andiamo, ricominciamo nella successiva una maglia bassa, nella successiva 2 maglie basse nello stesso punto 1 e rientro 2. Ricominciamo di nuovo nella successiva una maglia bassa, nella successiva 2 maglie basse 1 e rientro 2. Finiamo il giro così, ok? Ho finito il giro, ho lavorato una maglia bassa, nella successiva ho lavorato 2 maglie basse. In totale ci ritroviamo con 18 maglie basse. Adesso tolgo il segnapunti e ricominciamo il giro successivo. Adesso lavoriamo nella prima maglia bassa, una maglia bassa e come sempre mettiamo il segnapunti come inizio lavoro. Ok. Nella successiva lavoro una maglia bassa, in totale abbiamo lavorato 1 e 1, 2. Nella successiva facciamo l'aumento di 2 maglie basse, 1 e rientro 2. Ok? Praticamente il nostro quarto giro è 2 maglie basse, nella successiva l'aumento, per cui ricominciamo. Vado nella successiva con una maglia bassa, nella successiva una maglia bassa e nella successiva 2 maglie basse, 1 e rientro 2. Così per tutto il giro, 2 maglie basse e nella successiva un aumento, cioè 2 maglie basse nello stesso punto. In totale ci ritroviamo così con 24 maglie basse. Finiamo il quarto giro che abbiamo lavorato 2 maglie basse e nella successiva 2 maglie basse nello stesso punto. Praticamente in totale abbiamo 24 maglie basse. Adesso togliamo il segnapunti e iniziamo il quinto giro. Il quinto giro lavoriamo adesso 3 maglie basse. E entro nella prima e faccio una maglia bassa, nella successiva maglia bassa. Nella successiva maglia bassa abbiamo lavorato 3 maglie basse. Andiamo intanto a mettere il segnapunti nella prima maglia bassa, per cui abbiamo lavorato 3, 1, 2, 3 qui. Ricordate sempre che nella prima maglia bassa che si inizia mettete il segnapunti, se no poi vi perdete, ok? Ok, abbiamo lavorato 3 maglie basse. Adesso nella successiva faccio l'aumento di 2 maglie basse, 1 e rientro 2. E ci siamo, ok? Adesso ricominciamo, 3 maglie basse, 1, successiva 2, successiva 3. E nella successiva facciamo l'aumento di 2 maglie basse, 1 e rientro 2. Ok? Questo è il nostro quinto giro. Lavoriamo 3 maglie basse, nella successiva lavoriamo l'aumento. Ok? Allora, abbiamo finito il quinto giro lavorando 30 maglie basse, cioè 3 maglie basse l'aumento. Adesso andiamo a fare il sesto giro. Togliamo i segnapunti. Iniziamo nella prima maglia bassa. Entro, lavoro la maglia bassa. E metto qui, come sempre, il segnapunti. Vado nella successiva, lavoro la seconda maglia bassa. Nella successiva la terza maglia bassa, nella successiva la quarta maglia bassa e nella successiva facciamo aumento 1 e rientro 2. In totale abbiamo lavorato 4 maglie basse e un aumento. Ripetiamo di nuovo, 4 maglie basse lavoriamo 1, successiva 2, successiva 3, successiva 4. E nella successiva aumento 1 e rientro 2. Praticamente nel sesto giro lavoriamo 4 maglie basse e un aumento con un totale di 36 maglie basse. Ok, abbiamo finito di tutto il sesto giro lavorando 4 maglie basse e un aumento con il totale di 36 maglie basse. Adesso togliamo il segnapunti, ok? E non facciamo più l'aumento, ma lavoriamo tutte le 36 maglie basse, per cui entro nella prima e lavoro la maglia bassa, sempre mettiamo il segnapunti come inizio del lavoro, ok? Adesso ogni maglia bassa sottostante lavoro una maglia bassa, ok? Praticamente dobbiamo lavorare tutte le 36 maglie basse.
Maglia bassa su maglia bassa, così. Maglia bassa successiva, maglia bassa successiva, maglia bassa successiva e così via. Vedete? Maglia bassa su maglia bassa, tutto il giro. Ok, abbiamo lavorato tutte le 36 maglie basse, ok? Ho tagliato il filo perché adesso andiamo a cambiare. Nell'ultima maglia bassa prendiamo il filo e lo lasciamo sull'uncinetto, ok? Adesso prendiamo il verde, ok? Entriamo e facciamo e chiudiamo la maglia bassa. Prendiamo anche l'altro filo, ok? E mettiamo insieme. Adesso togliamo i segnapunti per adesso. Entro nella prima maglia bassa, entro e faccio una maglia bassa. Adesso continuiamo. Questo è il primo punto, ok? Mettiamo i segnapunti come sempre. Adesso facciamo 5 maglie basse. Una l'abbiamo lavorata, andiamo nella successiva e lavoro la seconda maglia bassa, 2. Perché non ho chiuso bene le 2, successiva 3, successiva 4, successiva 5. Abbiamo lavorato 5 maglie basse. Nella successiva lavoriamo 2 maglie basse nello stesso punto, 1 e rientro 2. Praticamente abbiamo fatto l'aumento. Allora, abbiamo lavorato 5 maglie basse e un aumento. Di nuovo, ripetiamo. Lavoriamo di nuovo 5 maglie basse. 1, 2, 3, 4 e 5. Nella successiva facciamo un aumento di 2 maglie basse, 1 e rientro 2. Così. Allora, ripetiamo, fino al settimo giro abbiamo lavorato tutte le 36 maglie basse. Adesso con l'ottavo giro abbiamo iniziato colore verde, abbiamo lavorato 5 maglie basse e un aumento. 5 maglie basse e un aumento. Facciamo il giro così, tutto il giro. Ok, abbiamo finito l'ottavo giro lavorando 5 maglie basse e un aumento, totale 42 maglie basse. Adesso togliamo i segnapunti. Ok, e iniziamo a fare il nono giro. Iniziamo nel primo giro, iniziamo nella prima maglia bassa, una maglia bassa, 1 e mettiamo subito il segnapunti. Ok, così. Adesso vado nel successivo, lavoro la seconda maglia bassa, 2, successivo 3, successiva 4. Successiva 5, successiva 6. Abbiamo lavorato 6 maglie basse. Ok? Successivo facciamo un aumento di 2 maglie basse, 1 e 1, 2. Di nuovo 6 maglie basse, ricominciamo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nel successivo lavoriamo 2 maglie basse, 1 e 1, 2. Ok? Praticamente il nono giro lavoriamo 6 maglie basse e un aumento. 6 maglie basse, un aumento. In totale dobbiamo avere 48 maglie basse. Ok, ho finito il giro sempre lavorando 6 maglie basse e l'aumento. In totale abbiamo fatto con il nono giro 48 maglie basse. Adesso tolgo i segnapunti e adesso andiamo a fare il tutto giro di maglie basse. Ogni maglia bassa sottostante lavoriamo la maglia bassa. Ho lavorato già la prima maglia bassa e metto segnapunti. Ok, adesso ogni maglia bassa lavoro la maglia bassa. Ok, cercate di non stringere troppo il lavoro perché sennò si arriccia così. Un po' l'aghicello così. Adesso stiamo lavorando maglia bassa su maglia bassa. Ok, così.
maglia bassa su maglia bassa. Finiamo tutto il decimo giro così. Scusate, mi ho preso male qua. Ok, finiamo tutto il giro così. Maglia bassa su maglia bassa. Questo è il decimo giro. Ok, ho fatto tutto il giro di maglie basse, ok, totale 48. Sono all'ultima maglia bassa, entro, prendo il filo, lascio il punto. Io ho tagliato il filo, come vedete. Adesso andiamo a utilizzare il bianco. Ok, entro e chiudo la maglia bassa. Adesso cosa facciamo? Togliamo il segnapunti che non ci serve. Ok. Entro con maglia bassissima qui dove c'è la prima maglia bassa, ok? Con la maglia bassissima. Adesso faccio 3 catenelle, 1, 2 e 3. Sempre nello stesso punto rientro e faccio la seconda maglia alta perché la prima è sostituita dalle 3 catenelle. Una catenella di separazione, rientro nello stesso punto e vado a fare di nuovo 2 maglie alte nello stesso punto. 1 e rientro 2. Praticamente nella maglia bassa sottostante abbiamo lavorato 3 catenelle, poi una maglia alta, in totale 2 magliette, una catenella di separazione e 2 magliette. Adesso vado qui nella successiva maglia bassa, entro e vado a lavorare 11 maglie alte, per cui una, successiva 2, successiva 3. Successiva 4, cercate di allargare e essere mano un po' larga, lavorate larghe. 4, successiva 5, successiva 6, successiva 7, successiva 8, successiva 9, successiva 10. Successiva 11, abbiamo lavorato 11 maglie alte. Qua vado a togliere il filato che non ci serve più, che abbiamo nascosto. Ok, adesso andiamo a continuare. Adesso nella successiva lavoriamo come abbiamo fatto all'inizio: 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte. Per cui vado nella successiva. E lavoro 2 magliette, 1, rientro 2, sempre nello stesso punto, una catenella di separazione, di nuovo rientro nello stesso punto e lavoro 2 magliette, 1, e rientro 2. E abbiamo praticamente fatto un ventaglietto, 2 magliette, una catenella, 2 magliette. Adesso vado a lavorare di nuovo 11 magliette. Vado nella successiva, lavoro la prima maglietta, 1, successiva 2, successiva 3 e così via. In totale dobbiamo lavorare 11 magliette. Ho lavorato 11 magliette. Adesso nella successiva lavoriamo 2 magliette, 1, rientro 2, scusate, rientro 2. Una catenella di separazione, rientro e lavoro 2 magliette, di nuovo 1 e 1, 2. Abbiamo costruito di nuovo il ventaglietto. Ok? Adesso di nuovo lavoriamo 11 magliette, poi nella successiva 2 magliette, una catenella, 2 magliette, e poi totale 11 magliette di nuovo. Ok? Finiamo tutto il giro così. Ok, ho finito tutto il giro, vedete? Così. Adesso vado alla terza catenella iniziale e chiudo con la maglia bassissima. Ok, adesso 3 catenelle, 1, 2 e 3. Vado nella maglia alta successiva, entro qui e faccio la maglia alta. Adesso entriamo nel foro, vedete? Entro e faccio una maglia alta, una catenella, rientro nel foro e faccio una maglia alta. Così. Adesso andiamo a lavorare maglietta su maglietta, vedete? Qua c'è la maglietta, entro, lavoro maglietta.
nella prima maglietta, successiva maglietta, successiva maglietta. Adesso lavoro tutte le magliette fino ad arrivare dove c'è il ventaglietto. Così, maglietta su maglietta. Vedete? Abbiamo lavorato dove c'è la maglia bassissima, le 3 catenelle. Nella successiva abbiamo lavorato la maglietta, le due magliette. Poi nel foro abbiamo lavorato una maglietta, una catenella, una maglietta. Adesso tutte le magliette. Ok? Fino a qui dove c'è il ventaglietto. Così. Ho lavorato tutte le magliette fino a qui dove c'è, vedete, il foro. In totale sono, non contiamo qua è catenelle, magliette, poi nel foro abbiamo lavorato magliette, catenelle, magliette, poi abbiamo lavorato in totale 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 magliette. Ok? Adesso vado qui nel ventaglietto e lavoro una maglietta, catenella di separazione, rientro in maglietta. Ok? Adesso vado nella successiva e lavoro la maglietta. Ogni maglietta sottostante lavoro la maglietta. Siamo già 2, 3, 4, 5, 6, 7 e così via. Ok? Lavoriamo fino ad arrivare qui. Ok, sono arrivata qui dove c'è il foro, vedete, ho lavorato le due maglie. Adesso sono qui nel foro, entro, lavoro maglietta, catenella di separazione, rientro maglietta. Adesso lavoro due magliette, una nella successiva e nella successiva la seconda maglietta. Ok? Solo due magliette. Adesso da questa parte qui andremo a completare con il color rosso, per cui taglio il filato, ok, e vado a utilizzare il rosso. Aspettate un attimo che lo prendo. Ok, adesso però nell'ultima maglia facciamo, scusate un attimo, la scuccio nell'ultima maglia, entro nell'ultima maglia, faccio, esco da uno e adesso esco con il rosso, ok? Chiudo con il rosso, così. Ok, adesso andiamo a lavorare sempre tutte le maglie che vediamo, maglietta su maglietta, ma con il colore rosso, fino ad arrivare dove abbiamo iniziato, come sempre. Adesso lavoriamo come abbiamo fatto sempre. Vedete? Maglietta su maglietta. E intanto sto anche nascondendo, come vedete, i filati. Ok, vado a finire il mio giro. Lavoro qui, quando arrivo nel ventaglietto, magliette, una catena, magliette, poi lavoro tutte le magliette. Ok, abbiamo praticamente iniziato con le 3 catenelle, e qui vale una magliata, poi magliate, poi nel foro una magliata, due, una catena, magliata, poi abbiamo lavorato tutte le magliate fino ad arrivare nel foro. Nel foro di nuovo una magliata, una catena, magliata, poi di nuovo abbiamo lavorato tutte le magliate, poi di nuovo nel foro una magliata, una catena, magliata, poi due magliate con bianco. Poi abbiamo continuato con il rosso, sempre lavorando tutte le magliate, nel foro sempre una magliata, una catena, magliata, fino ad arrivare di nuovo tutte le magliate. Ok? Siamo arrivati alla fine del giro. Adesso lavoriamo dove c'è la maglia, la terza catena iniziale, entriamo e facciamo una maglia bassissima. Ok, adesso da qui facciamo una catenella, rientro e faccio una maglia bassa. Adesso vado nella maglietta successiva, faccio una maglia bassa. Maglietta successiva, una maglia bassa. Qui dove c'è, vedete qui, dove c'è il foro, lavoriamo due magliette, uno e due, e dove c'è la maglietta lavoro la maglia bassa. Successiva maglia bassa, successiva
successiva maglia bassa, adesso lavoriamo tutte le maglie basse. Quando è arrivato nel ventaglietto ho lavorato praticamente due maglie basse, così. Scusate che tolgo qua. Niente. Ok. Continuo ancora così. Ok. Maglia bassa. Maglia bassa. Vedete, maglia bassa. Maglia bassa, maglia come ho lavorato. Adesso fino ad arrivare qua dove c'è il segno, scusate, il ventaglietto, lavoro sempre con tutte le maglie basse, così. Vedete? Maglia bassa su maglia bassa. Adesso sono qui nel foro, entro, faccio una maglia bassa. Da qui facciamo adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 catenelle, rientro nel foro, ok, e faccio una maglia bassa. Abbiamo praticamente fatto un occhiello. Dove c'è la maglietta, sempre state attente che si è nascosta, entro e faccio la maglia bassa. E adesso vado a fare tutto così fino ad arrivare alla fine del giro. Però l'occhiello lo facciamo solo qui. Quando è arrivato qui nel foro, lavorate due maglie basse, poi tutte maglie basse, quindi nel foro due maglie basse, fino ad arrivare qui che si chiude il lavoro, ok? Sono arrivata alla fine del giro, vedete? Come è venuto il lavoro? Così. Adesso qui, dove c'è la maglia bassa, entro e faccio la maglia bassissima e faccio una maglia bassissima nella successiva. Adesso vado a tagliare il filo che non mi serve più. Perfetto. Vedete? Questa è la nostra presina che abbiamo già realizzato. Questa diventa così. Adesso andiamo a fare la barba. Ok, iniziamo adesso con il bianco. Facciamo una catenella. Adesso andiamo a fare 12 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E in dodicesima catenella mettiamo il segnapunti. Ok. Sempre se riusciamo a chiudere. Ok, 12 catenelle. E abbiamo messo il segnapunti, ok? Adesso andiamo a fare altre 12 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ok? Così. Adesso iniziamo. Saltiamo una maglia, nella successiva facciamo una maglia bassa. Nella successiva un'altra maglia bassa, siamo a 2. Nella successiva andiamo a fare un'altra maglia bassa, siamo a 3. Abbiamo lavorato 3 maglie basse. Adesso lavoriamo 3 mezze magliette. Vado nella successiva, lavoro una mezza magliata. Prendo il filo, vado nella successiva, faccio un'altra mezza magliata, siamo a 2. Nella successiva facciamo un'altra mezza magliata, siamo a 3. Ok? Così. Adesso facciamo 3 magliette, andiamo nella successiva, facciamo una magliata, nella successiva facciamo la seconda magliata, nella successiva facciamo la terza magliata. Ok? Adesso andiamo a fare 3 doppie magliette, nella successiva 2 volte filo sull'uncinetto, nella successiva facciamo una doppia maglietta, esco da 2, esco da 2, esco da 2 e ne abbiamo fatto già uno. Nella successiva andiamo a fare la doppia maglietta, esco da 2, da 2 e da 2. Ok? Siamo arrivati dove c'è il segnapunti e cosa faccio? Sposto il segnapunti nella catenella successiva. Ok?
tolgo da qui dove c'era l'undicesimo e la metto qui, perché così so se mi scappa il punto o no, ok? Dove abbiamo adesso tolto appena adesso il segnapunti, ok, che è la dodicesima catenella, andiamo a fare una doppia maglietta, che è la terza praticamente, ok? E qui abbiamo fatto 3 maglie basse, 3 mezze magliette, 3 magliette, 3 doppie magliette. Adesso 3 triple magliette, per cui 3 volte il filo sull'uncinetto, ma li vado a lavorare dopo ho lavorato l'ultima doppia magliette, per cui entro nello stesso punto e lavoro 3 doppie e triple magliette, esco da 2, da 2 e da 2. Di nuovo 3 volte filo sull'uncinetto, sempre nello stesso punto entro e faccio una tripla maglietta, esco da 2, da 2 e da 2 e ne abbiamo già fatte 2. 3 volte filo sull'uncinetto, di nuovo rientro nello stesso punto, entro e faccio la tripla maglietta, questa è la terza. Ok? Adesso dobbiamo continuare di qua e facciamo, nello stesso punto facciamo adesso la doppia maglietta. Praticamente, se vi ricordate, abbiamo entrato qui dove abbiamo fatto la tripla maglietta, una doppia maglietta, per cui nello stesso punto entro e faccio una doppia maglietta e questa è una. Adesso andiamo nella successiva catenella e facciamo la seconda doppia maglietta, per cui dove c'è il segnapunti entro e faccio la seconda doppia maglietta, così. Adesso nella successiva da fare la terza doppia maglietta. Così. Adesso andiamo a lavorare 3 magliette, per cui nella successiva lavoro una maglietta, nella successiva maglietta, siamo a 2, nella successiva la terza maglietta, siamo a 3. Adesso nella successiva facciamo 3 mezze magliette, una, nella successiva 2, mezza maglietta, nella successiva la terza mezza maglietta e finiamo con le 3 maglie basse, con nella successiva una maglia bassa, successiva maglia bassa, successiva maglia bassa, così. E abbiamo finito il nostro lavoro, come vedete. Adesso vado, prendo questo filo che ho lasciato di qua e chiudo così, che poi faccio una catenella e vado a nascondere il filato, ok? Adesso nascondiamo il filato, tolgo il segnapunti che non ci serve più, ok, andiamo a nascondere il filato. Ok, adesso io ho nascosto il filato e adesso cosa facciamo? Lo mettiamo qua sul dritto, vedete che si vedono le catenelle che sono dritto, prendiamolo, teniamo così o se no possiamo tenerlo con le mani con il raschiello. Ok, andiamo a praticamente formare, perché sperliamo la lana, vedete? Così, e si forma questa melina di, vedete? La barba stiamo facendo. Io l'avevo già fatto vedere in un tutorial che abbiamo fatto poco tempo fa. Vedete come si spella? Così. Così in modo tale che noi formiamo la barba del nostro Babbo Natale. Vedete? Così. Vedete come comincia a spellarsi? Vedete? Si spella tutto. Adesso vado a farlo così e poi ci ritroviamo qui. Ok, la barba l'abbiamo fatta. Vedete? Vedete come è venuto bene? Così. Adesso andiamo a fare la parte sopra. Ok, adesso facciamo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ok? E qui mettiamo il segnapunti. Ok, adesso andiamo a fare altre 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Saltiamo la prima maglia, nella successiva andiamo a fare 2 maglie basse, anzi 3, scusate, 1, successiva 2, successiva 3. Abbiamo fatto 3 maglie basse. Adesso prendiamo il filo, andiamo nella successiva, facciamo una mezza maglietta, per
Prendiamo il filo, andiamo nella successiva, facciamo una mezza magliata. Adesso siamo qui dove c'è il segnapunti. Prendiamo il filo, andiamo a fare dove c'è il segnapunti, entriamo, facciamo 3 magliette. 1, rientro dove c'è il segnapunti, vedete di nuovo qui, 2, rientro dove c'è il segnapunti, 3. E ho lavorato 3 magliette. Adesso nel punto successivo, ok, entro, faccio una mezza maglietta, nel successivo faccio un'altra mezza maglietta e finiamo con 3 maglie basse, 1, successiva 2, successiva 3 e chiudiamo il lavoro. Prendo questo filo, lo porto qui e chiudo. Adesso tolgo il segnapunti e adesso vado a nascondere il filo e vado a fare la stessa cosa che abbiamo fatto qua. Andiamo a fare la barba con il rastello e fate così, ok? Formate la barba. Prima nascondete il filato e poi lo fate e poi ci ritroviamo qui. Anche questo abbiamo realizzato, vedete? E adesso lo tengo così e poi lo sistemiamo, ok? 1, poi abbiamo fatto questo, vedete? E 2, e questo abbiamo realizzato. Adesso andiamo a fare il nasino. Il nasino facciamo il filo rosa, ok? Prendiamo, facciamo un cerchio magico, con la catenella lo fissiamo e facciamo adesso 4 maglie basse. 1, 2, 3 e 4, anzi facciamo 5 maglie basse e 5, ok? Chiudo e adesso facciamo, ok, adesso entriamo nella prima maglia bassa, entriamo e facciamo una maglia bassa e qui mettiamo il segnapunti. Vado nella successiva, faccio la seconda maglia bassa, nella successiva la terza maglia bassa, successiva quarta maglia bassa, successiva quinta maglia bassa. Adesso stringiamo bene il lavoro, ok? Tagliamo un po' il filato qua dove abbiamo iniziato il lavoro, cerchiamo di girarlo nella parte dentro, così. E facciamo un altro giro di maglie basse. Vado qui nella prima maglia bassa, ok, entro e faccio una maglia bassa. 1, rimetto il segnapunti. 1, successiva 2, si stringe un po', 2, successiva 3, successiva 4, e nell'ultima successiva 5, vedete? Prima del segnapunti 5, e dove c'è il segnapunti io prima di togliere il segnapunti faccio così, entro così, ora tolgo il segnapunti e faccio una maglia bassissima, ok, e vado a tagliare il filato. Anche il nasino l'abbiamo realizzato, vedete? Così, poi lo schiacciamo bene. Taglio bene il filato, perché tanto dopo lo vado a nascondere. E qua anche il nasino, nascondiamo il filato e poi ci ritroviamo qui.
Ok, ho nascosto i filati, qua abbiamo il nostro nasino. Adesso andiamo a fare il pompon. Ok, adesso andiamo a fare il pompon. Lo facciamo semplice. Prendiamo le due dita, ok? Così. E facciamo un paio di giri. Così, diciamo un paio. Un 10-12 giri. Io ne faccio un bel po', vedete? Così viene bello il pompon. Adesso, finito i giri, taglio, ok? Lascio così, prendo il filato che l'ho messo nell'ago un po' e lo metto, lo passo tra le dita, così. Tiro via, cerco di fare adesso un nodino, così. Ok. E adesso stringo, vedete? Cerco di stringere il più possibile, piano piano. Tolgo e stringo. Stringo bene. Poi cosa faccio? Lo giro così da una parte 1, dalla seconda parte 2 e vado a fare di nuovo i nodini. Così. L'abbiamo fatto semplice, senza tanto. Stringete bene così in modo tale che non esce via. Ok, bene, perfetto. E qua l'abbiamo fatto. Adesso tenete bene questi due perché non si devono tagliare, ok? Così. Prendete la forbice e andate a tagliare. Questa parte qui. Questa parte qui. Cercate di vedere se avete lasciato qualcosa. Vedete qui. Qui ancora. Controlliamo bene, qui ce n'è ancora uno. Perfetto, adesso lo mettiamo con le mani così. Tagliamo solo il superfluo, non serve tanto. E un po' in più. Ok. Questo in più non serve più. Adesso prendiamo come sempre il rastrello e facciamo così, piano, piano piano, vedete? Cerchiamo di tenere bene, vedete? E cerco di sfilare un po' il pompon. Cercate di fare piano perché sennò si sfila, eh? Vedete? Come ho fatto io. Così. E adesso, dopo averlo sfilato un po', posso andare a rifinire bene il lavoro. Bon, l'abbiamo realizzato, vedete? Fate così, vedete? Se basta che fate così, non si sfila tanto con le dita. Io dopo che prima che lo vado a mettere, lo vado a riguardare se è perfetto. Ok, e anche questo l'abbiamo fatto. Perfetto, adesso andiamo a riunire tutto il lavoro che abbiamo realizzato. Ok, prendiamo il nostro lavoro che abbiamo già fatto, il pompone ci serve per dopo, non adesso. Adesso andiamo a riunire questa parte qui. Ok? Iniziamo con, mettetelo così dove c'è l'occhiello, mettetelo così e iniziamo a metterlo così. Cercate di essere preciso nel lavoro, eh? Allora, uno e due, gli angoli, prendiamo gli angoli, vedete? Uno e due, così. Ok, per cui vado a mettere, vediamo se la colla è pronta. La colla è pronta. Prendiamo un po' di colla, mettiamo qui. La prima cosa che faccio è metto subito qui all'angolo. Vedete? Poi vado subito da qui, quest'altro angolo, metto qui subito la colla.
e poi raggio qui e vado a mettere un po' di colla qui, così. Metto bene qua e vado a appoggiare bene il mio lavoro. Così. Mettete bene qua, così, vedete? Poi prendiamo questo, lo mettiamo così. Poi prendo qui la colla, metto qui. Vado ad appoggiarla bene qua sopra, vedete? Prendo un po' di colla qui, poggio uno qui e poi un po' di colla qui. Poca, non ne serve tante. Poi riprendiamo il rastrello per bene. E fate così piano, non fate tanto. Se no si tira anche la parte sotto, dovete solo così. Ok, tanto per ricordare che è Babbo Natale. Ok, questa parte è fatta. Una boccuccia si vede, vedete? La parte della boccuccia l'abbiamo fatta qui. Adesso andiamo a mettere il nasino qui. Prendo un po' di colla. Metto qui. Così. Vedete com'è bello. E adesso prendo gli occhi. Se non avete così con il rosso, lo potete mettere anche con il bianco, non è un problema, eh. Metto uno qui. Vediamo se scende. Ok, uno qui, mettiamo anche qui, se siamo attenti li metto lì bene, e due. E questa parte l'abbiamo messa. Okay, abbiamo messo tutto. Adesso andiamo a fare la parte del cappellino. Ok, adesso con il filato in bianco ho messo su 15 16 catenelle. Ok, una cosa volevo dire. Praticamente noi abbiamo fatto questo. La barba e la parte sopra della barba, ok, l'abbiamo fatto con la lana. E qua invece il bianco l'abbiamo fatto con il cotone, tutto con il cotone, ma solo la barba e il pompon. E questo che stiamo facendo lo facciamo con la lana. Poi se volete farlo tutto con la lana, ben venga. Era solo per specificare quello che abbiamo fatto, perché per fare la barba consiglio di utilizzare la lana, ok? Perché spila bene. Bene, detto questo, adesso andiamo a continuare. Adesso abbiamo messo 16 catenelle, saltiamo la prima catenella, andiamo nella seconda e andiamo a fare una maglia bassa. Successiva, 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 maglia bassa. E facciamo così per tutto il giro. Praticamente in totale abbiamo 15 maglie basse. Ok, ho lavorato tutte le maglie basse fino all'ultima catenella. In totale abbiamo 15 maglie basse. Adesso una catenella e giro il lavoro. Dopo ho fatto la catenella, rientro e faccio una maglia bassa. Adesso di nuovo facciamo tutto il giro di maglie basse. Di nuovo nella successiva facciamo maglia bassa. Nella successiva maglia bassa. Successiva maglia bassa. Successiva maglia bassa. E così per tutto il giro. Ok? Facciamo il secondo giro di maglie basse. Così. Finiamo tutto il giro di maglie basse. Sono arrivata alla fine del giro. Adesso nell'ultima catenella, come vedete, lo faccio vedere, entro, prendo il filo e lascio il filo così. Vado a tagliare il filo perché non mi interessa più. E vado a utilizzare il rosso.
Prendiamo il rosso. Entro con la catenella. Poi cosa faccio? Per fare la catenella prendo tutte e due e faccio una catenella così. Ok? Giro il lavoro. Giro il lavoro. E dopo fatto la catenella rientro e faccio una maglia bassa. Così. Nella successiva faccio una maglia bassa. Così, vedete? Successiva maglia bassa. Vediamo bene. Ok, così. Adesso ogni maglia bassa facciamo la maglia bassa con il colore rosso. Io intanto, come vedete, sto nascondendo ancora il filato. Ok? Bene e vado avanti, faccio tutto il primo giro di maglie basse con il rosso. Di nuovo ci ritroviamo sempre con 15 maglie basse. State attenti, adesso il filato l'ho nascosto ben bene, basta, non ne tocco più e vado avanti. Ho fatto tutto il giro di maglie basse. Così, fino all'ultimo, vedete? Adesso cosa facciamo? Facciamo qua, vado a tagliare questo filato in più perché non mi serve, così non abbiamo cose in giro. Ok, e andiamo a continuare. Adesso, mano a mano che lavoriamo, iniziamo a diminuire di una catenella e vi faccio vedere. Facciamo una catenella e giriamo il lavoro. Praticamente dove ho fatto la catenella, che questa è la maglia bassa, che ve la faccio vedere un po' più vicino. Ok, questa è la catenella che abbiamo fatto, questa è la maglia bassa, la saltiamo e andiamo nella successiva. Entro e faccio una maglia bassa, così. Ok? Vado nella successiva, adesso lavoro tutte le maglie basse. Se andate a contare dovete avere 14 maglie basse, 1, 2, 3 che abbiamo lavorato. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, vedete? E infine, non l'ultima qua, 14. Abbiamo lavorato 14 maglie basse. Adesso, fino alla fine, qua si lavora sempre fino alla fine. Quando iniziamo a diminuire, di qua si diminuisce e poi si lavora tutte le maglie, ok? Adesso abbiamo lavorato 14 maglie basse. Adesso una catenella e giro il lavoro. E da qui, come prima, saltiamo questa maglia, andiamo nella successiva, entro, faccio una maglia bassa. E da qui abbiamo fatto già una maglia bassa. In totale lavoriamo 13 maglie basse, perché una... Ve lo faccio vedere, 2, successiva 3, successiva 4, successiva 5, successiva 6, successiva 7, successiva 8, successiva 9, successiva 10, successiva 11, successiva 12. E vedete qua è l'ultima maglia, successiva 13. Adesso di nuovo una catenella e giro il lavoro. Dopo ho fatto la catenella, che è la maglia bassa, salto e vado nella successiva e faccio una maglia bassa. Da questo momento lavoriamo un totale di 12 maglie basse. Una l'abbiamo lavorata, di nuovo 2, successiva 3, successiva 4, successiva 5, successiva 6, successiva 7, successiva 8, successiva 9, successiva 10, successiva 11 e successiva qua, vedete? Adesso mi sono confusa quando l'abbiamo lavorato, scusate. Allora, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vedete?
Abbiamo lavorato 15, 14, 13, 12. Adesso di nuovo una catenella, giro il lavoro, salto la prima maglia, vado nella successiva e lavoro una maglia bassa. Adesso in totale lavoriamo 11 maglie basse, una, successiva 2, successiva 3, successiva 4, successiva 5, successiva 6, successiva 7, successiva 8, successiva 9, successiva 10 e successiva 11 e così via. Ok? Adesso di nuovo una catenella e giriamo il lavoro. Adesso dobbiamo lavorare 10 maglie basse, per cui saltiamo la prima, nella successiva lavoriamo la maglia bassa e da questo momento vi dovete lavorare totale 10 maglie basse, compresa quella che abbiamo appena lavorato, ok? Andiamo a lavorare così fino ad arrivare a 3 maglie basse. Okay, sono arrivate fino a 3 maglie basse, 1, 2, 3 ho lavorato. Adesso di nuovo una catenella, giro il lavoro, salto la maglia, vado a lavorare le due maglie, 1 e 1, 2. Adesso di nuovo una catenella e giro il lavoro. E lavoro nella prima maglia, lavoro la maglia bassa, nella successiva una seconda maglia bassa, siamo a due giri, vedete? Una catenella, giro il lavoro e di nuovo lavoro di nuovo le due maglie, 1 e 1, 2. Ok? Una catenella, giro il lavoro. Adesso entro qui al centro, 1, prendo la seconda, 2 e chiudo tutti e tre i punti, così, con una catenella. E vado a tagliare il filato perché non mi serve più. Ok? E questo l'abbiamo realizzato, vedete? Adesso vado a nascondere il filato e poi ci ritroviamo qui. Ok, io, vedete, ho nascosto il filato. Adesso prendiamo il pompon. Allora, questa è la parte sul diritto. Vediamo. Sì, questa è la parte sul diritto. Noi questo lo dobbiamo mettere così, per cui il pompon va messo così. Mettete nella prima, entrate qui, mettete bene il pompon che va così e lo girate. Fate due o tre nodi come volete, così. Uno, due e tre. E poi andate a tagliare il filato, un po' lungo, non serve piccolo. Ok, perfetto. Adesso questo l'abbiamo realizzato, vedete, deve venire così. Adesso prendiamo qua il nostro lavoretto. Ok, prendiamo, lo appoggiamo qua così, vedete, così, e mettiamo la colla. Adesso lo mettiamo qua. Che ne prendo ancora un po' di colla che è finita. Ok, metto un altro pochino così, poi prendo, cercate di metterlo bene dritto, da una parte all'altra e incollate, vedete? Adesso prendiamo questa parte qui, questa parte, mettiamo un po' di colla qui. Così. E andiamo a chiudere il pompon così. Aspetta. E poi vado a coprire questa parte qui, così, con un po' di colla qui. Così. Questo. E qua c'è l'occhiello del nostro lavoro. Visto com'è bello? Adesso vado a sistemare bene e poi ci ritroviamo qui. Ok, il nostro progetto l'abbiamo finito. Vedete com'è bello? Poi come ho detto prima, con il raschiello potete rifare la così piano piano per risistemarla. Piano però, naturalmente, vedete? Così. Vedete com'è bella questa presina? Qua c'è il gancetto e qua è la nostra presina.
Guardate com'è bella dietro, non si vede nulla, è tutto lavorato bene e non c'è niente. Devo dire che a me è piaciuto tantissimo. Guardate, io ne ho fatto un altro anche con gli occhi più grandi. Vedete com'è bella anche così? Uguale, identica, solo che ho messo gli occhi un po' più grandi. Ok? Bene, io spero che vi sia piaciuto questo progetto. Se vi è piaciuto, commentate. Se non vi è piaciuto, commentate lo stesso. Per qualsiasi cosa, basta attivare la campanellina che vi arrivano tutte le notifiche dei miei tutorial che metterò. Detto questo, vi ringrazio di nuovo. Al prossimo tutorial. Ciao ciao, a presto.